mi dispiace disturbarti ancora 2 o 3 minuti, ma però se no dicono che faccio male il mio mestiere. Se dopo non tardi, se non ti chiedo qualcosa di tecnica, di tecnica generalizzata, tecnica generalizzata. E dicono tutti quelli che ti hanno avuto come allenatore, giocatore, che tu porti energie, capacità dentro lo spogliatoio, anche parlando poco, anche guardandoli solamente in faccia, però dicendogli sempre la verità, confrontandoti sempre con loro. È un'affermazione vera. Non ti faccio i nomi perché uno è un'attività. Per me vale l'essere veri, quindi non puoi, cioè sei vero, hai come persona, hai le tue idee nel mestiere che fai, sei molto chiaro, schietto, ti vuoi confrontare, ti vuoi anche scontrare a volte con i giocatori, però alla fine non ci devono essere altre cose che vanno a disturbare il nostro lavoro. Quindi sempre un confronto molto leale, schietto, bello, pieno anche di contrasti, ma che poi dopo i contrasti si risolvono col confronto. E il lavoro, tanto lavoro in campo. Nella tua terra, nella Romagna, sono cresciuti allenatori, Delio Rossi, Sacchi, Zaccheroni, ma tutti avevano un fondamentalismo che molto probabilmente qualche cosa è stato trasmesso anche a Ballardini. Però Ballardini secondo me ha un'idea più chiara di tutti loro da questo punto di vista. Erano altri tempi, altri giocatori. I giocatori devono essere al posto giusto, nel momento giusto, messi nelle condizioni di poter giocare come sanno giocare. Sbaglio? No, per me il calcio è, insomma, devi sempre cercare di essere protagonista. Lo sei se intanto sei sempre coinvolto nel gioco, se sei sempre coinvolto nelle due fasi di gioco. Poi è chiaro che mi piacerebbe vedere una squadra che ha la palla, che con la palla sa quello che deve fare, ma lo deve fare velocemente per andare a fare gol. È chiaro che puoi avere una squadra che in fase difensiva, a partire dagli attaccanti, cerca subito di riconquistare la palla per fare velocemente un'azione d'attacco. Questo è quello che mi piacerebbe che i miei giocatori facessero, però non è sempre facile, possibile attuarlo. Parlano di moduli, di numeri, di quelli là che sicuramente non ne parlerà Ballardini, ma io ho l'impressione che giocare a una punta, giocare con libero, giocare con 3 centrocampisti, con 4 difensori o 3 difensori, per Ballardini sia lo stesso. L'importante è che tutto venga fatto nell'ottica di fase difensiva e fase offensiva. D'accordissimo, sono i principi che sono fondamentali, non sono le disposizioni, quindi i principi, le idee dell'allenatore, le caratteristiche dei giocatori, e poi bisogna che la tua squadra sia protagonista sempre in ogni momento della partita. Questo è quello che vogliamo raggiungere. Degli altri giocatori, degli altri allenatori ne abbiamo parlato, ma Lidom cosa ha rubato Ballardini? Lidom, intanto difendeva con la palla, ecco, era un allenatore che era chiara la sua impronta. Ecco, per me è un'altra cosa importante, che un allenatore deve dare un'impronta chiara alla sua squadra, quindi era molto chiara la sua impronta, era quella di mantenere la palla, intanto se tieni la palla non ce l'hanno gli altri, e poi trovare lo spazio per cercare di fare male agli avversari. Questo era la squadra di Lidom, con pazienza, e l'occupazione
dello spazio rispetto alla palla in fase difensiva, quindi Lidom era questo, ma si parla di Lidom della Roma di tanti anni fa, quindi l'occupazione dello spazio, la gestione della palla e cercare comunque di attaccare con pazienza gli avversari sono tutte cose che ritroviamo ancora oggi, quindi Lidl era una persona illuminata e avanti. Il barone allora non le ha insegnato solamente di spostare i sinistri a destra e i destri a sinistra come asserisce qualcheduno, specialmente sulle corsie laterali. Ma no, quella era, in quel momento lì era un fatto così che inusuale, no? Per tanti. Però ecco, abbiamo detto, era una persona di grande competenza, di grande sensibilità e soprattutto esaltava le qualità dei suoi giocatori. Nelle sue squadre ci sono gerarchie dentro lo spogliatoio, sono tutti uguali? In uno spogliatoio, non so se sia corretto dire gerarchie, ci sono dei giocatori che magari sono più ascoltati, ci sono altri giocatori che comunque in silenzio sono un esempio, quindi sono tante le maniere per essere d'aiuto all'interno di uno spogliatoio. Io ho letto quasi tutti i libri di Brera, Joan Brera, no? E molto probabilmente su Bernardini dopo questo campionato avrebbe scritto, e questo lo leggo perché l'ha scritto per gli altri, avrebbe descritto Ballardini come uno di essere il padre santo del catenaccio, coraggioso tecnico per ridare linfa, gloria e vita al vecchio balordo. È d'accordo? Beh, adesso sul catenaccio no. Mi pare che sia stato detto così, catenaccio. Sì. Siamo stati una squadra che poi siamo andati a vincere, abbiamo portato anche tanti giocatori nella metà campo avversaria. Mi riferisco a tante partite, a Roma, a Verona, a Chievo. Poi abbiamo perso magari delle partite all'ultimo secondo, che magari abbiamo preso dei contropiedi. Quindi, a me, che è piaciuto molto del Genoa, è proprio la compattezza e la chiarezza nella gestione della partita. Ecco, il Genoa è sempre stato una squadra molto seria, difficile per gli altri da affrontare e quando avevamo la palla, con i nostri pregi, con i nostri difetti, cercavamo di mettere in difficoltà gli avversari, ma era la nostra una situazione davvero complicata e quindi mai dimenticarsi che il Genoa veniva da una situazione davvero complicatissima e grazie alla serietà, al coinvolgimento, alla compattezza alla squadra con le sue qualità ha fatto cose straordinarie, mai dimenticarsi di questo. Preziosi anche lui ha dato il suo contributo, assente ma sempre presente, sempre in contatto con la squadra, con Ballardini. No, questo certo, perché penso che sia un presidente, è un presidente tanto ha tanti anni di presidenza, quindi è una persona che sa fare, credo, il suo mestiere, lo sa fare bene, ed è una persona che, come ha detto giustamente lei, è, anche se magari non lo vedi tanto, è molto ma molto attento e presente, sa tutto, ecco, tutto quello che accade lui lo sa e poi magari sa quando deve intervenire, ecco, quindi la sua presenza è costante ed è una presenza attiva. Il futuro, finito appena il campionato, appare roseo, perché sembra che la triade Preziosi, Perinetti e Ballardini collimino, le proprie idee possono collimare tutte quante per il bene del Genoa. Ma per fare bene, che poi non è detto che tu riesca a fare bene, devi essere convinto e
devi condividere, quindi ci vuole tanta convinzione e tanta condivisione. Poi comunque le cose che poi vai a fare sono sempre difficili da raggiungere. Quindi detto questo, io con il direttore, con il presidente, che c'è appunto questa condivisione quotidiana e la convinzione, quindi la condivisione, la convinzione che si possa costruire un Genoa ancora più competitivo e più forte.